siamo entrati in questo luogo e che era completamente abbandonato, mancava il palcoscenico, noi siamo entrati da quella porticina là in fondo e era uno spazio completamente buio dove in questa zona dove adesso c'è il pubblico c'era terra, calcinacci un po' ovunque, la platea era semidistrutta perché avevano fatto dei lavori, quindi era stata un po' guastata per fare questi lavori e c'è stata subito questa fascinazione. Noi, come dire, abbiamo cominciato un po' subito a immaginare che questo potesse diventare uno spazio in cui fare delle cose. All'epoca ancora non avevamo proprio idea di cosa, però ci rendevamo conto che questo spazio era affascinante nella situazione in cui si trovava più o meno. E quindi abbiamo cominciato ad abitare lo spazio e per pensare in primo luogo a questo spettacolo da ricostruire all'interno di questi ambienti. E questo spettacolo poi è andato in scena nel 2006, è stata la prima cosa che abbiamo fatto qui dentro. E l'abbiamo strutturato un po' come provocazione sul fatto che questo teatro fosse chiuso da 30 anni. Diciamo, non è stato pubblicizzato come spettacolo, ma come vendita per asta pubblica del Teatro di Gualtieri. E questo ha creato scalpore nella cittadinanza, l'amministrazione comunale si è resa conto della cosa, diciamo, mentre accadeva, per cui il sindaco poi un giorno ci ha convocato e ha detto: "Ma cosa sta succedendo?" Era, cioè, un po' anche spaventato da questa cosa. Poi in realtà abbiamo messo in scena questa performance che il pubblico all'inizio ha percepito per l'appunto come asta, quindi erano venuti in piazza convinti che effettivamente il teatro fosse in vendita, che fossero in vendita gli arredi. C'erano delle signore che dicevano: "Beh, io prendo le applique, se le vendono le applique mi interessano da loro." E quindi abbiamo portato il pubblico all'interno del teatro facendogli fare un percorso e poi all'interno, diciamo, questa asta veniva trasformata appunto in una richiesta di attenzione rispetto al teatro, rispetto alle arti teatrali, e veniva richiesto al pubblico di intervenire e decidere. C'era un doppio finale, ci eravamo preparati al doppio finale e si chiedeva di decidere se riaprire o meno il teatro. E la decisione era affidata a un colpo di pistola al banditore d'asta, fondamentalmente. E uno tra il pubblico ha preso in mano la pistola e ha sparato al banditore d'asta, per cui si è decretata in qualche modo la riapertura del Teatro di Gualtieri, e con poi l'abbattimento simbolico di un muro che chiudeva una delle entrate, e da lì, diciamo, è partito un po' questo percorso. Noi non eravamo nemmeno associazione, eravamo un gruppo di amici che, come dire, aveva queste velleità, se vogliamo, un po' artistiche, per cui insomma, ci piaceva immaginare questo luogo, immaginare di fare cose qui dentro, di fare eventualmente anche spettacoli, e abbiamo cominciato a fare dei piccoli lavori e immaginarci un secondo spettacolo. Questo fino più o meno all'inverno del 2008, questo secondo spettacolo poi non è mai andato in scena in realtà. Alla fine del 2008 il comune ci convoca e dice: "Ragazzi, sono arrivati i finanziamenti per la ristrutturazione del teatro." Proposta all'amministrazione di fare una prima programmazione teatrale in cantiere, in qualche modo, nell'estate, prima che partissero i lavori, e in questo gli abbiamo chiesto un impianto elettrico per poter fare spettacoli e l'agibilità a 100 posti per poter portare pubblico. Il comune all'epoca ha fatto una scommessa e ha detto di sì. E quindi è partita questa prima stagione teatrale. Noi abbiamo fatto in quel periodo una marea di lavori per costruire la cabina di regia, la biglietteria, per levigare tutta la platea in legno e verniciarla, fare le porte d'emergenza. Insomma, abbiamo fatto un sacco di lavori in autocostruzione. E in più abbiamo cominciato a costruire la programmazione teatrale con compagnie con cui eravamo in contatto, artisti. Ci siamo costituiti associazione nel marzo del 2009 proprio per portare avanti questa impresa. Giugno del 2009 è partita questa prima programmazione, che è andata avanti per una ventina di serate, è andata bene. Nel frattempo, quei finanziamenti che dovevano arrivare, caduto il governo Prodi, eccetera, eccetera, quei finanziamenti si sono persi e questa esperienza, che doveva essere effimera,
e ha cominciato a diventare una prospettiva più di lungo termine, per cui abbiamo ripetuto l'esperienza nel 2010, quindi nel 2010 abbiamo fatto una programmazione, nel 2011 anche, e poi il 2012 è stato l'anno, anzi alla fine del 2011, è stato l'anno in cui abbiamo in qualche modo un po' lanciato un allarme, cioè questa esperienza era partita come esperienza volontaria, cioè noi gratuitamente organizzavamo, mettevamo in piedi la programmazione, facevamo lavori all'interno del teatro, però a un certo punto ci mancavano proprio i finanziamenti per poter fare l'attività, perché come tutti i teatri, in realtà l'attività culturale è sempre un investimento sul pubblico quando fai spettacolo. Ci è venuta questa idea di lanciare una nuova fase della nostra attività. E ci siamo inventati questo teatro in rada, cioè l'idea di un teatro nave, questo teatro, come dire, ventre di Capodoglio, direbbe Vinicio, che si ferma per dei lavori di manutenzione. Lavori di manutenzione da un punto di vista sia strutturale che anche proprio dell'attività. Cioè, cosa stiamo facendo? Vogliamo che questa cosa continui? E come può continuare? E a quel punto su questa attività appunto hanno intanto è cominciato un po' a svegliarsi il mondo attorno e dall'altra parte abbiamo cominciato a fare questi lavori che hanno portato sul Teatro di Gualtieri una notorietà di livello nazionale perché è stata un'attività questa del cantiere aperto, perché il Teatro in Rada era la cornice, il cantiere aperto era una delle attività, cioè facciamo proprio la ristrutturazione della platea. E come la facciamo? La facciamo con la cittadinanza, quindi rimuoviamo tutto il tavolato storico, numeriamo una a una tutte le assi, le restauriamo. Quindi il teatro si ferma da un punto di vista dell'attività teatrale. Parte questa programmazione teatro in rada, quindi il teatro si ferma. E noi facciamo dei lavori e questi lavori sono anche un'occasione culturale, perché nelle prime fasi di cantiere, a tema con quest'idea di un teatro veliero che si ferma per lavori di calafataggio del fasciame, ci eravamo inventati proprio una narrazione su questo. E ci saranno anche delle letture, quindi il cantiere diventa in qualche modo anche lo sfondo per delle letture a tema marinaresco. Durante la messa in scena, chiaramente era un po' un artificio teatrale, noi avevamo già presmontato tutte le assi, le avevamo schiodate, e mentre Giancarlo Ilari, questo attore di Parma, bravissimo, che adesso ha più di 90 anni, che compie gli anni ad agosto, e mentre lui leggeva la ballata del vecchio marinaio, noi piano piano rimuovevamo le assi. Veniva isolato su una sorta di zattera all'interno di questa platea che sotto era piena di sabbia. La volta dopo ancora che avevamo cominciato a scavare c'era queste letture dalla letteratura medievale, fondamentalmente abbiamo preso alcuni pezzi dalla nave dei folli di Sebastian Brandt e lui stava su una barca scenica che avevamo piazzato qui, alcune delle buche che noi avevamo scavato le avevamo riempite d'acqua e quindi comparivano delle cose, insomma. Ci eravamo proprio inventati un po' una scenografia utilizzando questa cosa del cantiere. Poi dopo da lì, in realtà, questa fase di cantiere è diventata proprio una vera fase di lavoro, per cui la cittadinanza veniva a darci una mano durante questi lavori. Dicevo, ma in una sera togliamo il tavolato, e poi la sera dopo mettiamo i travetti portanti nuovi, la sera dopo rimettiamo il tavolato e, insomma, in 3-4 sere, in un mesetto di lavoro, secondo me riusciamo a chiudere. Ci abbiamo messo poi un anno e mezzo a fare tutto questo perché in realtà diciamo, poi abbiamo voluto fare un lavoro fatto bene, per cui la rimozione del tavolato è stato un lavoro lunghissimo, insomma, soprattutto la fase di scavo. Al comune abbiamo chiesto circa 10.000 euro, che è quello che abbiamo speso per fare i lavori. In più abbiamo avuto alcune ditte che ci hanno fatto alcuni lavori a costo zero, ad esempio la levigatura del pavimento quando poi è stato rimontato e l'ogliatura come sponsor tecnici. Però diciamo che tutta la manodopera che noi abbiamo stimato in circa sul lavoro della platea, circa 150.000 euro di lavori, tutta quella manodopera l'abbiamo portata noi. Questo lavoro è durato un anno e mezzo anche perché è stato interrotto dal sisma. Cioè noi esattamente a metà dei lavori,
E quindi nel maggio del 2012, quando c'è stato il terremoto, noi avevamo praticamente finito di ricostruire la struttura portante in legno della platea, dovevamo rimettere il tavolato storico e a quel punto c'è stato il terremoto, per cui lì è stato il momento un po' più scoraggiante di tutta la nostra attività perché effettivamente noi non sapevamo se il teatro avesse subito dei danni strutturali importanti, se avremmo potuto rimettere piede all'interno del teatro. E poi, diciamo, da lì siamo ripartiti con i lavori, siamo andati avanti fino al maggio del 2013, quando poi abbiamo rinaugurato la platea ristrutturata appunto dai muratori. Siamo innanzitutto appunto un gruppo di amici, quindi siamo partiti proprio come un nucleo forte perché eravamo amici che avevano una visione delle cose in qualche modo compatibile e siamo strutturati come associazione in cui proprio le scelte vengono prese collegialmente. Ad oggi la nostra attività è quella di un teatro che fa attività di livello nazionale, siamo un festival fondamentalmente, siamo un festival nazionale, siamo, come dire, finanziati dal Ministero, dalla Regione, quindi quell'attività che è partita come volontari adesso è diventato il nostro lavoro. Stiamo diventati da associazione, siamo ancora un'associazione, però siamo un po' anche un'impresa culturale Under 35 e abbiamo tanti progetti per il futuro, speriamo di riuscire a portarli avanti.